Ciao a tutti sbiratori, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì ragazzi, ebbene sì. Dietro di me ho una bellissima Ferrari, la 458 Italia. Un modello che a me mi ha fatto davvero impazzire alla data di uscita. Che devo dire, ormai sono passati davvero tanti anni, ma rimane sempre di un fascino assurdo. La macchina in questione è di un mio amico che ho conosciuto da poco, ma che ha davvero dei bellissimi, non ferri, ma davvero ha tantissime macchine, Lamborghini, Ferrari, Nissan GTR, ma di quelle modificate. E ci tengo davvero a presentarvele tutte, proprio nel mio modo, poche parole, tante emozioni. E che dire, facciamo arrivare qua Alberto, eccolo qua. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Ecco, lui è Alberto. E due Alberto, tra l'altro. Tra l'altro, sì, ci chiamiamo tutti e due Alberto. Sarà un po' un casino in questo video. Lui parlerà molto brevemente, vi elencherà tutte le caratteristiche di questa macchina. Tutte, come nel mio modo, cavalli, quanti newton metri di coppia ha. Magari se frena, perché non lo so, sai, quando hai tanti cavalli bisogna vedere anche l'impianto frenante. Ti lascio la parola, vai Alberto. Grazie. Ciao ragazzi. Allora, questo 458 Italia ha ben 570 cavalli con 540 Nm di coppia, molto performante anche come sistema frenante. Sì, però sistema... abbiamo proprio su carbon ceramica. Sì, ma sono mica con gli impianti frenanti del Pandini o no? Cioè, perché il carbonio qua l'hai messo te la pellicola, no? Sì, per evidenziare, cioè, dico... nel dettaglio. Ok, non so. Nel dettaglio è migliore. Insomma, ragazzi, impianto frenante da paura, carbo ceramica. Per dirvi, ragazzi, la mia 45 davanti ha quattro pompanti che sono posizionati invece sul posteriore su questa macchina. E la mia, come dischi, monta su dei semplicissimi dischi, soltanto che sono traforati e baffati. Questa ha addirittura i carbo ceramica. Esatto. Però che dire, ragazzi, stiamo parlando di un ferro, di un cavallino. Vabbè ragazzi, però mi conoscete, non soffermiamoci troppo sui dati tecnici, sulle caratteristiche. Voglio sapere solo due cose: la macchina attualmente è originale? È originale, tranne una piccola modifica. Ho già capito ragazzi, dilla. Ha una chicca sullo scarico, dove con un telecomando un po' particolare si può aprire. Capisco, sono fan anch'io, c'ho anche un bellissimo telecomando. E allora io ti chiedo, posso provare ad aprire e chiudere gli scarichi? Certo. Allora, adesso andiamo a vedere subito il motore, perché ci tengo a farvelo vedere. Avrete già visto, ma è sempre un fascino vedere questo motore della Ferrari. Ragazzi, V8 aspirato, è secondo me l'ultima Ferrari che hanno prodotto con un motore aspirato V8. Che dire, non perdiamoci in altre chiacchiere. Vai Albi. Ferrari rosso corsa, attenzione, eccolo qua. Wow. Accendiamolo subito. Valvole chiuse. Facciamo sentire. Pronto Albi? Le apri? Wow. Vai. Pantaloni ragazzi. Bene Albi, la macchina si sente parecchio, direi. Interni ve le faccio vedere più tardi, quando appunto saliremo per il bellissimo test drive. E cosa vediamo? Vediamo se spinge. Se spinge vediamo. Dai. Se ti richia un pelo, dai. Via. Ci vediamo più tardi ragazzi. E a calarsi sempre qua. Un bel problema. Però bello, mi piace come avere questi problemi qua nella vita, a calarsi dentro nelle Ferrari. Un piccolo problema. Adorabile. Adorabile, sì, proprio. Che melodia. Albe, però, ok. Sai che io sono un amante del sound. Fammi sentire sto scarico aperto. Dai. Prendi quel telecomandino. E apriamolo. Ah, come canta ragazzi, favolosa. V8 aspirato, sentila, scoppietta, altro che unghie. È una favola. Prima vi stavo dicendo, vi facevo vedere gli interni quando salivo a bordo. Che dire, qualità italiana qua, tutto in pelle, bellissimo. Poi che dire, io sono innamorato del volante, la Ferrari come volante è davvero imbattibile. Molto sportivo. Molto sportivo, tutto su incentrato sul volante, frecce, abbaglianti, modalità di guida, questo manettino mi fa impazzire. Lasciamole andare un attimo che mi fai vedere un attimo di che pasta è fatta. Siamo pronti? Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Via. Eccola!
qua a parlarvi di infotainment e questo e quell'altro, perché sinceramente quando si sale su una macchina del genere, cioè almeno io mi concentro alla guida e ascolto la melodia. Infatti niente. Continuo radio. A ripeterlo, vuoto. Vuoto aspirato. Non riesco a vedere se c'è ancora la GoPro su. Sì. C'è ancora. Eccellente. Ragazzi, mi ha controllato se appunto la GoPro era ancora in posizione. Anche perché oggi, ragazzi, professional, abbiamo diverse GoPro. Ci tenevo a fare un video molto professionale con questa macchina. Merita, ma che dire, Alberto ha tutte macchine che meritano. Le porteremo presto sul canale. Cosa facciamo la prossima? Ma... facciamo i due rivali, le due rivali italiane. La Lamborghini. Bene, siamo arrivati, parcheggiamo la macchina, ci prepariamo e vedrete me a bordo fra pochissimo. Andremo in direzione Sarnico per poi anche fermarci a fare un bel aperitivo. E lì, ragazzi, vi lascerò il mio feedback e vedremo se facciamo girare anche un po' di teste a Sarnico. E basta, a più tardi. Ed eccoci qua, siamo a bordo della Ferrari. Sono sulla postazione di guida, cintura. Siamo pronti a scatenare i 570 cavalli. Mamma mia. Retro, attenzione, facciamo molta attenzione. Eccolo lì il motore. Primi metri con la 458 Italia. Davvero, adesso sto andando in modalità automatico. Valvole chiuse. Non sembra neanche di essere a bordo di una Ferrari, devo essere sincero. Sentite come borbotta. A few moments later. Simo! Vieni giù Sarnico? Dai, siamo giù. Dai, ti aspettiamo. Va lei o vado io? Vai. Vado? Ragazzi, cioè, non ho neanche disattivato i controlli, lei pattina. Vabbè, mi piace quando fa così. Come avete appena potuto capire, ho incontrato il mio amico Simone con la sua bellissima Aventador SV Roadster, che vedrete nella GoPro sopra posizionata questa bellissima 458 Italia. Sempre si è ancora posizionata. E che dire, direzione Sarnico. Arrivando a Sarnico, le strade italiane purtroppo si riconoscono ancora di più quando sei a bordo di queste macchine, perché è tutta una buca, bruttissimo. Prime impressioni della macchina, non ho parole, bellissima, lo stile, la qualità, cavalli, il motore aspirato, il sound, tutto bello. Io per ora non ho ancora trovato un difetto a questa macchina, dopo magari a provarla facendo anche magari più chilometri si trova, non è, però... cosa me ne frega di essere scomodi su un sedile magari rigido o sentire le buche, ragazzi. Precisissimo lo sterzo, ho fatto un pelino ancora di più di sterzo, si è proprio entrata in curva. Vabbè, sto qua anche a dirlo a fare, siamo solo su una Ferrari, non sono su un appunto. Ora, visto che comunque non posso né aprire né cambiare marce per farvi sentire il sound, ma solo questo posso fare, direi benissimo che possiamo rivederci più tardi quando saremo a Sarnico e magari facciamo un po' di casino anche lì e vediamo se la gente si gira. A più tardi. One hour later. Bene, macchina parcheggiata. Ora non riesco a togliere la chiave. Sì, ok. Bene, macchina parcheggiata e ora passiamo alle conclusioni. Ed eccoci qua, giunti alle conclusioni, è stata una giornata indimenticabile, davvero. Abbiamo incontrato anche un sacco di gente, tra cui Simone, che con la sua Aventador è sempre ben accetto. Ringrazio davvero tantissimo Alberto per l'opportunità, perché ho provato una macchina, per la prima volta un Ferrari. Sono stato davvero, come vi ho già detto, ma come vi ripeto adesso, stupito.
È una macchina stupenda sotto tutti i punti di vista. Come abbiamo detto in precedenza, avremo intenzione appunto di fare ancora con Alberto tantissimi video, tra cui un video dedicato appunto alla comparazione tra questa Ferrari, tra questa italiana e la sua Lamborghini, quindi italiana vs italiana. Sarà un bello scontro. Dopo ve l'ho detto, Alberto ha tantissimi mezzi, rimanete sempre sintonizzati, andate tutti a seguirlo su Instagram che mette tantissime foto, post dei suoi mezzi. E infine vi chiedo le ultimissime cose, ovvero lasciate tantissimi like, commentate il più possibile questo video, fatemi sapere se vi piace e condividete il più possibile con i vostri amici. Noi, Sviellatori, ci vediamo al prossimo video.